Oggi siamo qui per dare un messaggio a tutti, grandi e piccoli. Rispettiamo l'ambiente e quindi insieme ai miei compagni chiediamo, lasciamo la spiaggia pulita e il mare pulito. Tutti insieme, forza. Lasciamo la spiaggia e il mare pulito. Semplice, chiaro e soprattutto proveniente da giovanissimi marinaretti della scuola dell'infanzia di Praia a Mare, la didattica passa anche ormai sempre più spesso da attività che si svolgono fuori dalle mura scolastiche, in un territorio che vive di turismo e nei giorni in cui sventolano sulle spiagge di Praia le bandiere verdi e blu, l'insegnamento delle buone pratiche di tutela e rispetto dell'ambiente rivolte ai bambini diventano una sorta di assicurazione per il futuro. A dialogare con gli alunni della scuola dell'infanzia anzi il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Maratea, Angelo Labella. Noi siamo molto contenti di partecipare a questa giornata, a queste giornate che riguardano l'ambiente e l'ecologia, ma soprattutto i bambini, perché per noi, per me è fondamentale parlare ai bambini, perché bisogna iniziare fin da subito a instillare in loro le pillole, alcune pillole basilari sulla cultura del mare e la tutela ambientale. Quindi siamo veramente orgogliosi e abbiamo partecipato volentieri a questa giornata. Cappello da provetto marinaio anche per il sindaco Antonio Praticò. Da qua parte l'insegnamento dei ragazzi per il futuro e per comprendere ed impegnarsi e avere un'educazione nel rispetto dell'ambiente, di quello che è, perché l'ambiente è tutto, l'ambiente è vita. L'ambiente è benessere, l'ambiente ci porta tutto. L'ambiente è una valenza di estrema importanza e allora noi dobbiamo cercare di fare di tutto per dare questo insegnamento e per migliorarci. Magari da oggi in poi queste piccole sentinelle del mare saranno attente a rimproverare un papà o una mamma che distrattamente lascerà cadere una cartaccia o una bottiglietta di plastica fuori dal cestino. Questo è l'esercito che dovete assicurarci e poi questo esercito deve fare da stimolo, da pungolo all'amministrazione comunale, nel senso che se ci sono delle cose che non vanno devono essere comunicate e bisogna pretendere che vengano risolte.